chiediamo e iniziamo anche te con la classica domanda: come è nata la tua passione per il doppiaggio? Sì, allora, prima di rispondere a questa domanda, innanzitutto, ragazzi, devo fare uno spoiler perché Geoffrey non è morto. No! Vada via! È qua. Con me. Ah! Allora, la mia passione per il doppiaggio è nata all'età di 7 anni. Diciamo che già comunque quando ero piccolo ero appassionato di cinema, di film, e già quando ero molto piccolo, se magari su un cartellone, magari attraverso lo schermo, vedevo un attore, lo riconoscevo. Quindi già da piccolo ho avuto sempre una forte passione. E il lavoro del doppiatore però è iniziato all'età di 7 anni, quando un assistente al doppiaggio, Elena Masini, mi ha contattato per farmi fare questo primo provino. Il personaggio era uno strillone presente all'interno del cartone di Lucky Luke, e quel provino è andato bene. Poi da lì ho cominciato all'età di 7 anni fino ad oggi. Benissimo, Mario, benissimo. Allora, al momento hai qualche progetto in atto? Sì, in questo periodo al cinema c'è l'ultimo capitolo di Hunger Games. E poi a breve credo uscirà un film tratto dai manoscritti di Piccoli Brividi con Jack Black. Spero un attimo la trama, una cosa veloce. Il mio personaggio entra dentro questa casa, che poi si scoprirà essere la casa dell'autore Stein, e per sbaglio fa cadere tutti i libri, e da questi libri escono tutti i mostri, e loro devono riportarli tutti all'interno dei libri. Quindi una storia un po' d'azione, avventura. Questa più o meno quando esce? Ma ancora non si sa, però io presumo che uscirà, se non questo mese, gennaio, penso. E il doppiaggio più difficile che hai dovuto fare, secondo te? No, diciamo che in linea di massimo sono d'accordo con quello che ha detto prima Riccardo, però così per variare un po' la risposta, diciamo che il più difficile è stato nel film Colpa delle Stelle, in cui interpretavo il personaggio di Gus, che era malato di cancro, e c'è una scena in cui, diciamo, il dolore che prova è fortissimo, e è una crisi dettata dal dolore. Insieme alla direttrice Fiamma Izzo abbiamo deciso di rendere al massimo veritiera questa scena, cercando di riprodurre il suono vocale della voce dell'attore mentre piangeva e mentre perdeva del sangue. Per fare questo, tra virgolette, mi ha fatto sniffare l'acqua, tirare sull'acqua dal naso, e poi mi ha fatto tenere in bocca dello yogurt perché produce un'elevata salivazione, e quindi è stata una scena molto complicata e coinvolgente. Ho capito. E invece il personaggio più odiato, dici no, questo proprio non mi va, qual è il personaggio che più odiato? No, non è vero, secondo me ti piaceva. No, a parte gli scherzi, no, Geoffrey era cattivo, però è stato bello farlo, perché comunque poi penso che quando tu hai la possibilità di interpretare un personaggio con un carattere, per fortuna, speriamo, completamente diverso da quello di Geoffrey, è ancora più divertente, perché comunque puoi far uscire fuori un lato della tua personalità che nella vita quotidiana non esce mai. E il personaggio più odiato, ma no, alla fine, come ha detto anche Riccardo, voglio dire, è sempre divertente fare qualunque cosa. Certo, Geoffrey non lo odiavo, però comunque sia, a certe volte ti fa venire nervoso. E senti, Margaret, ti piace rivederti sugli schermi oppure preferisci evitare? Risentirmi? Sì. No, è sempre bello. Diciamo che comunque, quando sei all'interno del settore del doppiaggio, in particolar modo quando magari vai a vedere una cosa che hai doppiato tu, il film da un lato non te lo gusti più come prima, perché magari stai attento
sei più critico, quindi ascolti un po' la performance, quindi è sempre una possibilità per riascoltarsi e vedere se si è fatto qualcosa che magari poteva essere fatta meglio. E, però è una bella sensazione, poi specialmente quando comunque si doppiano, come nel caso del Trono di Spade, comunque sei molto seguite, è sempre piacere, penso. Hai mai ricevuto una critica quando doppi? Se la sai, insomma. No, quella più recente che mi è capitata di leggere in un film che ho doppiato quest'estate, da maggio più o meno, che era The Giver, Il mondo di Jonas, e ho un dialogo finale e un ragazzo, penso, aveva scritto che il monologo finale che si sentiva fuori campo, secondo lui, era un po' troppo legnoso. Ma adesso è arrivato in campo questo film, non l'ho ancora visto, non l'ho visto. È carino. Ma come sta a cercare? Pure il ragazzo non lo sa. No, sei bravissimo. È vero che il vostro ambiente di lavoro è chiuso per persone esterne? Secondo te? Ma non è che è chiuso, perché comunque sia la maggior parte delle volte, se qualcuno magari vuole avere la possibilità di farsi ascoltare, penso che la maggior parte dei nostri colleghi conceda questa possibilità. L'unica cosa che almeno io vedo è che comunque sia, specialmente se inizi da poco, devi fare tanta gavetta, ma questo penso sia normale, abbiamo la propria parte e la facciamo tutti. Però comunque io credo che alla base bisogna presentarsi e comunque avere qualche competenza, nel senso non essere proprio estranei, comunque non lo so, magari se proprio non sei un doppiatore, una base comunque recitativa o una cultura al riguardo. Però credo che una possibilità venga concessa a tutti, poi comunque per carburare un po' ci vuole. E Paolo, con quale doppiatore hai instaurato un rapporto talmente di stima, me lo sento come una guida? C'è un doppiatore che ha questo effetto su di te? Puoi anche dire no, ci sono tanti colleghi che sono fantastici in quello che fanno. Diciamo che comunque cerco di seguire un po' tutti, per questo ho detto che quando vado al cinema magari vedo il film sotto un aspetto un po' più critico, perché comunque sia, credo che come in tutte le cose ci sia sempre da imparare nel corso degli anni con chi mi ha diretto, con chi avevo accanto all'Egio, ascoltando comunque quello che uno fa. E credo che una persona possa farlo suo e cercare di esprimerlo a suo modo, quindi non ce n'è un in particolare che seguo o a cui mi ispiro, cerco di sentire un po' tutti. Ho capito. E una domanda su Geoffrey adesso. Geoffrey, come pensavi, purtroppo no, tra virgolette, muore avvelenato al suo matrimonio. Te l'avresti fatto morire in maniera diversa? Se sì, come? Te Davide l'avresti fatto morire diversamente? Io con una bella spada nello stomaco, sai, molto... Secondo me è troppo poco. Ma lo muori avvelenato? Secondo me è troppo poco, bisognava creargli più sofferenza, secondo me. Secondo voi pure? Riccardo? Cosa? Avresti fatto morire di più, certo, ma pure peggio. No, ma questo è terribile, questo è terribile. Peggio, penso che abbia trovato una morte tremenda. Strangolatore, il veleno più potente. Sì. Non mi ricordo come diceva l'alto maestro, il veleno più potente. C'è un personaggio della serie che ti sarebbe piaciuto doppiare, di fuori di Geoffrey? No, perché... No, ti Davide l'avresti visto con un altro personaggio? Magari avresti visto Nostri Gemi? Il mio parere no, è di parte, quindi non posso... E ultima domanda, trova se ci riesci tre aspetti positivi di Geoffrey, questa è una passata. Chi è che l'ha fatto? Tre aspetti positivi, Sì, allora...
Se poi andiamo a casa ci mangiamo una doccia, se non è domani come se ne no. Allora, innanzitutto è dolce. Ah. Poi tratta bene le donne. E poi è molto democratico, nel senso. Oggi è il giorno dell'incontrare, no? Sì.